E buon salve ragazzi, buon anno a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a parlare dei programmi che abbiamo per questo 2020. Vedremo quindi soprattutto quali serie abbiamo in programma di portarvi qui su YouTube, ma parleremo anche di Twitch, che cercheremo di spingere un pochino di più e di cambiare un attimino. Ma partiamo da YouTube. Innanzitutto la novità più grande di quest'anno sarà quella riguardante altri giochi, ovvero ci espanderemo anche su altri giochi. Seguiremo quindi la scia della serie di Jedi Fallen Order di Wars per portare walkthrough anche di altri giochi che abbiamo già in programma. Quelle che sicuramente riuscirete a vedere sul canale saranno la serie di Cyberpunk 2077 che uscirà il 16 aprile, quindi inizieremo la serie a partire dal 17, e quella di The Last of Us 2 che uscirà il 29 maggio e di conseguenza inizieremo la serie il 30. Molto probabilmente, visto che ne sto parlando ultimamente su Instagram, porteremo anche la serie su Doom Eternal che uscirà il 20 marzo, quindi la serie inizierebbe il 21, e un altro titolo interessante sarebbe il nuovo gioco a tema Avengers che uscirà il 15 maggio. Tuttavia qui siamo un po' in dubbio perché sinceramente l'ho provato al Games Week di Milano e perlomeno il gameplay non mi ha fatto impazzire. In più il gioco sembrerebbe avere anche una componente multiplayer che non ho ancora ben analizzato, però diciamo che su questo c'è un punto interrogativo ancora. Nel frattempo voi rispondete al sondaggio che vi metto nelle schede dicendoci quale di questi quattro titoli aspettate di più. Parliamo però ora del tempo che ci distanzia da qua all'uscita del primo di questi titoli, che sarebbe Doom a marzo. Manca indubbiamente tanto tempo e questo tempo andrebbe ovviamente coperto con Destiny. Voglio però essere sincero con voi e dirvi che questa stagione non mi è piaciuta per niente. Al momento sto giocando infatti pochissimo a Destiny, semplicemente per il fatto che non c'è nulla da fare. Potrei recuperarmi raid vecchi oppure attività che comunque non ho completato al meglio, ma diciamo che l'unica cosa interessante che posso fare riguardante questa stagione è il sigillo. Di conseguenza, data la tranquillità di questo periodo di Destiny, ci viene un po' difficile riuscire a portarvi due video a settimana riguardanti appunto il gioco. Ovviamente salvo eccezioni come l'uscita delle quest esotiche, per cui come al solito saremo in live il giorno stesso e subito dopo uscirà la recensione, e chissà magari se può servirvi anche una guida, oppure eventi particolari come potrebbe essere la conclusione della Meridiana, eccetera eccetera. Di conseguenza, in questi 2 o 3 mesi, aspettando il 10 marzo, ovvero la fine di questa stagione e teoricamente l'inizio anche della successiva, andremo a compensare molto di più su Twitch. Penso che sappiate infatti che al momento Raika è presente prevalentemente su Twitch, dato che appunto ha comprato un PC e riesce a giocare streamando da PC, quindi spesso lo trovate in live su Twitch che fa crogiolo oppure farma un po' di cose. Quando riesco mi aggiungo anch'io, ma vi dico subito che da PC non sono per niente portato, quindi ecco, diciamo che... La novità però che andrà a riempire questo periodo di tempo è quella che riguarderà giochi prevalentemente PvE. Infatti sempre Raika ha comprato The Witcher e in questi giorni ve lo porterà in live. E per quanto riguarda me, sapete che di solito non streamo su Twitch da PlayStation perché la connessione non mi regge più di tanto. Ho fatto però qualche prova con giochi single player che quindi non dovrebbero occuparmi troppa banda e la live sembrerebbe andare in modo stabile. Di conseguenza, in questi mesi, considerando anche che ho comprato la Nintendo Switch e ho parecchi giochi da portarvi, vedrete sicuramente, come ho già detto, The Witcher, Uncharted, il primo, il secondo, il terzo e il quarto, perché per chi non lo sapesse, la Nathan Drake Collection di Uncharted fa parte dei giochi gratis per il PlayStation Plus di dicembre. Io ho giocato il terzo e il quarto e voglio recuperarmi il primo e il secondo insieme a voi per poi magari giocare anche gli ultimi due. Probabilmente vedrete un po' di Pokémon Scudo, anche se non so dirvi con certezza quanto, perché Pokémon mi piacerebbe giocarlo più da me. Cercherò di portarvi il più possibile anche una serie su Zelda. Se potessero piacervi magari anche qualche gara con mio fratello su CTR, che vi dico ci sclero veramente tantissimo. E stessa cosa possiamo fare con Super Smash Bros. E ho in programma anche di recuperarmi Death Stranding e God of War, anche se sinceramente non so quando, quindi diciamo che è un programma, ma non necessariamente andrò a giocarli in questi 3 mesi. Per fare quindi un piccolo riassunto, cerchiamo di aspettare il 10 marzo per quanto riguarda YouTube, quindi la fine della stagione dell'alba e l'inizio della successiva, e nel frattempo, tranne che per quest esotico eventi particolari su Destiny, cercheremo di spingere un po' più su Twitch, come ho già detto, portando tutti questi giochi che non sono per niente pochi, a mio parere. Quindi mi raccomando, lasciate il follow su Twitch, dove penso saremo in live prevalentemente il tardo pomeriggio e la sera. Noi ci vediamo in live in questi giorni e ovviamente con qualsiasi video riusciamo a portarvi. E detto questo, io direi che ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.